Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi per la mostra di Gina Fortunato. Gina Fortunato è un'artista che ho avuto l'onore di presentare spesso in varie parti d'Italia ed è un'artista che mi piace particolarmente perché oltre a essere un'artista dotata di grande senso del colore, grande senso della dinamica del colore, è un'artista dell'anima. È un artista che parte dopo gli studi accademici con il figurativo e attraverso un processo di maturazione, di ricerca, di sperimentazione è arrivata a un astrattismo raffinato, un astrattismo carico di luce, pieno di speranze, ma un astrattismo in cui riesce a dare tanto, a estroflettere tanto di se stessa. Nelle sue opere si può leggere la vita di Gina Fortunato, si possono leggere quelle che sono le dinamiche del vivere di Gina Fortunato. Vediamo opere che si rifanno alla spiritualità, un artista molto spirituale, un'artista comunque positiva, aperta al cambiamento. Vediamo una prevalenza nelle sue opere di colori chiari, soprattutto il bianco è il colore della speranza, è il colore dell'apertura mentale al cambiamento. Quando noi scriviamo qualcosa di nuovo, utilizziamo un foglio vergine bianco. Vediamo come però spesso si riconducono Gina Fortunato i colori della terra, che sono quindi dimostrazione di come l'artista sia ancorata alle sue origini, alle tradizioni, ai valori familiari. Quindi un'apertura verso il cambiamento, ma senza dimenticare ciò che siamo, da dove siamo partiti. Quindi una persona strutturata, una persona intelligente che comunque sa creare la giusta armonia tra presente, passato e futuro. Ed è un artista attraverso le cui opere si può vedere la sofferenza, come in quest'opera con queste trame strappate, e vedere come ci sia una differenza di colori, di sfumature, qua è tutto scuro rispetto alla grande produzione luminosa di Gina Fortunato. Quindi è un artista che non ha paura di raccontare se stessa nella sua arte, sulle sue tele. Ed è un artista in cui ogni colore è sempre al posto giusto. Se si dovesse definire Gina Fortunato con un solo termine, credo che armonia sarebbe il termine più indicato. Non c'è mai un'opera di Gina Fortunato in cui un colore non ha lo spazio giusto, non ha la posizione giusta, in cui le cromie non sono tutte sapientemente graduate. E queste sfumature, queste luci sono espressione di un artista che è capace di dare vita a opere che lasciano senza fiato, che si fanno osservare. Sono opere importanti di un artista che è sicuramente matura e ha quella caratteristica comune a tutti i grandi, ovvero quella che è di essere distinguibile in mezzo a migliaia di opere. I grandi della storia, Van Gogh, Picasso, Chagall, sono individuabili immediatamente, tant'è che sono anche tra i più copiati, no? Quanti artisti prendono spunto dalle loro opere? Kandinsky. Ecco, Gina Fortunato ha questa peculiarità, quella di avere un proprio stile personale, talmente originale, da poter essere individuata in mezzo ad altri mille. E questa è una caratteristica fondamentale per un pittore che voglia restare. Gina Fortunato.